insomma, ci sentiamo ancora, come buon rapporto. Sì, anzi, tra l'altro tutto a posto. Poi c'è qualche ex che la sento di più, qualche altra che la sento di meno. Adesso tua compagna non ce l'ho, però si sta bene così. Quante sono le tue ex? Non è che hai avuto tantissime di storie serie. Tra quattro, to, di storie serie. Sei andato al cinema a vedere il film Ex? No, sì, ma non mi piace, sinceramente. Ci andiamo un velo pietoso, come lui, lo sentiamo ogni tanto, tutto qua, non è niente di più. Siamo rimasti abbastanza in contatto. Tu non sei arrabbiato con loro? Dipende dalle volte. Bene, io sono una da buoni rapporti sempre e comunque. Non porto rancore, non è colpa di nessuno se alla fine non va, non va. Quanti sono questi ex? Ex che contano, due o tre, e con quelli lì buoni rapporti. No, non l'ho visto. Andrei a vedere. Andrò a vederlo. Ex da tanto tempo non ce ne sono. Specialmente fidanzato. Esatto, quindi. Quindi gli ex non ce ne sono, questo è il primo grande amore. Gli ex ce ne sono, però già dimenticati, chiuso completamente, non ci si sente neanche più. Per incontri? Io tiro dritto e lui dall'altra parte. Se è finita c'è un motivo, il rancore c'è sempre. Non c'è solo uno di morosa. Neanche un flirt precedenza? 14 anni, cos'è da niente. Sei rimasto in buona amicizia? Sì, meno male, sì. Ho smesso di sentire quando ci vediamo, ci salutiamo, niente di che. Li ho dimenticati proprio. Ah, perché ci vuole, perché una storia finita è già passato. Possiamo anche stare amici, però nient'altro. Amici quindi? Più o meno. Ma ci si perde di vista e sì, si... ecco. Adesso non c'ho nessuna, quindi follia, sono libero. Ne ho uno, un fidanzato e basta, non ne ho avuti di... Attuale? Non si può avere un rapporto con gli ex. Una volta chiusa la porta, rimane chiusa. Oddio, non proprio così. Non riesco a chiudere la porta. Faccio fatica a avere un contatto, perché non si possono trattare come amici normali. Rimane sempre qualcosa? Sì, ovvio. Per forza. Da schifo, meglio perderli. Non rimango in buoni rapporti, è difficile. Una volta che è chiuso, che è finito, basta. L'amicizia di cui tanto si parla? Neanche, non ci credo. Con gli ex, tutti bastardi, cafoni. Non ne ho avuti io ex, ho avuto solo mio marito e basta. Considerando che io credo che sia meglio non mettersi con qualcuno così tanto per fare, ci rimango comunque in amicizia, perché se mi ci metto vuol dire che ho passato prima un periodo di amicizia solida. E quindi ovviamente l'amicizia rimane anche se finisce l'amore. Sì, ma credo anche che in mezzo ci sia un periodo di distacco nei due, perché è ovvio che il dolore c'è in entrambi. Ma quanti ex hai? Due. In teoria buoni, non ci vediamo molto perché abbiamo tutti delle abitudini diverse, però se ci vediamo ci salutiamo, due chiacchiere, siamo lasciati bene in poche parole. Si riesce quindi volendo. Se uno vuole, sì. Buoni rapporti, possibilmente sì. Ho cercato in passato di restare in buoni rapporti. E c'è sempre riuscita? Sì, con grande fatica sì. Non abbiamo rapporti, perché non credo nell'amicizia post rapporto, per ora. Poi più avanti non si sa. Perché rimane sempre qualcosa. Sì, ovviamente. Annulliamo tutto e si fa prima. E funziona? Ma 50-50. Sì, è un po' lungo come percorso, però ce la si può fare. Ok, bene. E qui queste ragazze, come andiamo qua con gli ex? Bruci come prima o no? Assolutamente no, non è possibile, magari dopo anni, cioè non subito. Però è finita male, quindi per forza non poteva esserci un'amicizia dopo. Chiuso la porta definitivamente, chi si è visto, sì. Funziona? Funziona sì, dopo 8 anni è finito definitivamente in tronco. Se ti senti ancora poi fai fatica a chiudere definitivamente. Invece in tronco resta comunque qualcosa, ma si volta pagina.